Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo, dove è stato istituito il nuovo CDA e il Collegio Sindacale della Teramo Ambiente, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel comune capoluogo. La Team, recentemente trasformata in una società in-house completamente pubblica, avrà come obiettivi principali il potenziamento dei servizi oltre alla riduzione delle tariffe. Vediamo tutto nel servizio di Tania Bonnici Castelli. Trasparenza e conoscenza. Su questi due principi si baserà il rilancio della nuova Team tutta pubblica, che sarà guidata da nuovi organi amministrativi. La municipalizzata, detta allo smaltimento dei rifiuti urbani del comune di Teramo, si è trasformata in una società in house e, come sottolinea il sindaco Gian Guido D'Alberto, a totale servizio dei cittadini e non più della politica. La trasparenza passa per la conoscenza e soprattutto per la conoscenza delle persone che sono state chiamate a gestire questo compito così importante. Il momento epocale, si risolve il problema definitivo, definitivamente si risolve il problema del futuro di Team, della prospettiva di Team, e si deve aprire una strada diversa che restituisca la Team ai cittadini teramani, una società che dovrà essere gestita al servizio dei cittadini e non più della politica o dei politici, come è stato per tanti anni, e ne hanno pagato le conseguenze i cittadini teramani. Una nuova Teramo Ambiente amministrata da un nuovo CDA, al cui vertice c'è il commercialista Sergio Saccomandi e un collegio sindacale presieduto da Giovanni Mattucci. Non dimentichiamo che la Teramo ha un background di 20 anni di attività, quindi non stiamo parlando di un qualcosa che va iniziato, un qualcosa che potrebbe essere affinato anche per le condizioni che purtroppo la pandemia ci ha dettato. Resta nel collegio sindacale Ivan Di Cesare, professionista di grande esperienza che ha contribuito a traghettare in questi mesi la Team dall'assetto pubblico-privato a quello esclusivamente in-house. Avere una Team tutta pubblica conviene ai cittadini teramani? Sicuramente sì, anche perché insomma, l'esperienza passata ci ha insegnato che solo con un intervento del pubblico sano, ovviamente occorre una politica sana, non una politica che interviene a gamba tesa sulle scelte gestionali, la Team può ritrovare quello slancio per comunque erogare un servizio adeguato, migliore di quello degli anni passati, ma soprattutto con una Team tutta pubblica si è sicuri che tutti gli utili che comunque la società potrà produrre potranno e dovranno essere reinvestiti nella società e quindi non dati sotto forma di giusto dividendo a un privato che interviene nella società. Quindi già solo da questo si capisce la convenienza di una Team tutta pubblica. Adesso una notizia di cronaca: è ricoverato nel reparto di otorinolaringoiatria del Santo Spirito di Pescara con una prognosi di 50 giorni per ferite alla testa, alla gola e al collo d'arma da taglio, uno studente di 21 anni di Termoli rimasto ferito ieri sera in una lite con accoltellamento avvenuta in un condominio, lo vedete, di via Vasco da Gama a Pescara, nel quartiere Portanuova. Il ferito non è fortunatamente in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della squadra volante della questura di Pescara, il giovane sarebbe rimasto ferito nel corso di una lite con un coetaneo, anch'egli termolese, rimasto ferito in modo lieve e dimesso dall'ospedale con una prognosi di 3 giorni. L'aggressore è stato denunciato per lesioni. I due giovani, studenti universitari incensurati, vivevano nell'appartamento dove è avvenuta la lite. Le indagini proseguono per capire i motivi che hanno portato alla discussione che poi è sfociata in questo accoltellamento. Proseguiamo restando a Pescara, dove il sindaco Carlo Masci è tornato a parlare della questione filovia sulla strada Parco. Per il primo cittadino l'opera si farà e servirà a liberare la città da traffico e smog. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Anche dopo le bocciature dei giorni scorsi, il comune di Pescara, il sindaco Carlo Masci, ma anche in sinergia col comune di Montesilvano, punta fortemente affinché la filovia resti sul tracciato originale e che diventi realtà. Allora, intanto chiariamo l'aspetto giudiziario. È stato impugnato un atto tra il Ministero e la TUA, in cui il comune di Pescara è estraneo. E ovviamente quell'atto è stato sospeso dal TAR di Pescara e c'è il diritto
dei soggetti che si ritengono lesi di poter fare l'impugnativa al Consiglio di Stato, perché gli avvocati ovviamente hanno sottolineato le lacune di quel provvedimento, però il tema è legato alla possibilità di avere in questo territorio, Pescara, Montesilvano, Francavilla, Spoltore, di un sistema di trasporto pubblico elettrico a zero emissioni di CO2, quindi a zero impatto ambientale. Ma le associazioni che dicono di no, che vogliono, non vogliono questo tracciato? Ma ognuno difende i propri interessi, l'amministrazione guarda l'interesse di tutti, l'interesse generale, il sindaco è il sindaco di tutti i cittadini, non si può soffermare su un aspetto puntuale che riguarda casomai 2 chilometri di strada, il discorso è 100.000 macchine che entrano a Pescara, 40.000 che entrano a Montesilvano, lo smog che attanaglia questa città, l'alleggerimento del traffico veicolare privato, un sistema di mobilità alternativo che tenga conto di tutti gli utenti del traffico. Non ci illudiamo che il mezzo pubblico che passa su Viale Bovi in mezzo alle altre macchine o sulla Riviera in mezzo alle altre macchine possa essere competitivo. Aggiungo, vorrei che tutti quelli che dicono che sulla strada parco non ci deve passare il bus elettrico si facessero alle 8 della mattina il percorso Montesilvano-Pescara con l'autobus come attualmente. Capirebbero tutti che non è possibile, che dobbiamo muoverci su un percorso dedicato. Noi stiamo lavorando su questo perché ragioniamo in termini di transizione ecologica. Torniamo in provincia di Teramo, ci sono buone notizie per le scuole perché un finanziamento da 190 milioni di euro consentirà l'adeguamento di diverse scuole sia nel capoluogo che nella provincia, stanziamento che è stato firmato dalla struttura commissariale del sisma del centro Italia. Vediamo il servizio. Sono oltre 190 milioni di euro destinati alle scuole abruzzesi relativi all'ultimo piano stralcio dei finanziamenti sisma destinati all'adeguamento e al miglioramento sismico del patrimonio scolastico, così come licenziato dalla cabina di regia della struttura commissariale diretta da Giovanni Legnini, che interesseranno quasi interamente il territorio teramano. Il piano, presentato ieri pomeriggio nella sala polifunzionale della provincia di Teramo dal presidente della regione Marco Marsilio, dal direttore dell'USR Vincenzo Rivera e dal dirigente Pier Giorgio Tittarelli, alla presenza di tutti i componenti del Comitato Interistituzionale Sisma 2016, prevede infatti lo stanziamento di oltre 110 milioni di euro per 12 scuole superiori della provincia di Teramo e di circa 40 milioni per 13 scuole del comune di Teramo, solo per citare i finanziamenti maggiori. Ci consente di dare risposta al 100% dell'edilizia scolastica, che potrà essere quindi ricostruita, ristrutturata, messa a norma e in sicurezza antisismica. Un grande obiettivo e un grande risultato che spero che i lavori possano partire subito e che da qui a un paio d'anni possano consegnare a tutto il cratere e a gran parte dell'Abruzzo scuole sicure e efficienti per tutti. Soddisfazione è stata espressa sia dal sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto che dal presidente della provincia Diego Di Bonaventura, per il quale i fondi concretizzano gli sforzi e gli impegni delle comunità che in questi anni post-sisma sono stati alle prese con problematiche enormi proprio in relazione alla sicurezza degli istituti scolastici. Dobbiamo capire tutti che... Voltiamo pagina. 6 aziende dell'industria cinematografica abruzzese saranno protagoniste a Roma dal 13 al 17 di ottobre. Il mercato internazionale dell'audiovisivo sarà così l'occasione per promuovere la nostra regione nel mondo attraverso canali non convenzionali come ad esempio il cinema. Vediamo. Ci sarà un'importante iniziativa a Roma e la Camera di Commercio di Chieti e Pescara dà una mano e sostiene le aziende abruzzesi che ne parteciperanno. Ma certamente sì, qui stiamo parlando di arte cinematografica, stiamo parlando di un settore che può aumentare sicuramente l'aspetto culturale della regione, l'aspetto turistico,
l'aspetto agroalimentare, l'intera economia regionale, perché se riusciamo a portare a girare a dei registi film, scene sul nostro territorio, godendo anche di grande patrimonio storico, artistico, quali eremi, castelli, chiese, costa, montagna, riusciamo a far conoscere praticamente al mondo intero, perché i film vengono visti in tutto il mondo, la nostra regione, la nostra provincia, per cui partecipiamo con il nostro contributo tramite la nostra azienda speciale, Agenzia di Sviluppo, con molto piacere. Abbiamo seguito da più di un anno e coordinato le attività di coinvolgimento delle 6 aziende abruzzesi che parteciperanno a questa mostra mercato internazionale. Supportandole dal punto di vista istituzionale insieme ad altri partner, la Film Commission e il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo, perché appunto le vengono supportate anche alla partecipazione economicamente con le risorse che vengono dal piano Export Sud, che è un protocollo che lega agenzia che sottoscrivono Agenzia di Sviluppo e il Dipartimento dello Sviluppo Economico della Regione Abruzzo. Ci sarà anche una giornata dedicata proprio alla Regione Abruzzo in queste giornate a Roma. Il 15 ci sarà proprio la presentazione di questi prodotti che portano le 6 aziende regionali che parteciperanno, aziende cinematografiche tutte, una al carattere diciamo così più rivolta al sociale, perché è un docufilm promosso da un'associazione di promozione sociale del nostro territorio che affronta temi relativamente alla presenza di disabilità e alla gestione in una famiglia di una presenza di disabilità. Adesso parliamo di sicurezza con Pescara che si candida a diventare un modello nazionale con le attività di prevenzione e monitoraggio dei fenomeni criminali all'interno del territorio attraverso delle particolari telecamere. Vediamo. Saranno circa 400 le telecamere che entreranno in funzione nelle prossime settimane sia in centro che nelle periferie di Pescara. Questa nuova iniziativa, che servirà a garantire una sicurezza maggiore in città, è stata presentata questa mattina all'interno di un convegno dal titolo Videosorveglianza Urbana Integrata e Corretto Trattamento dei Dati Personali. Ci siamo posti un problema: è importante avere la sicurezza, ma altrettanto importante avere la privacy. Allora noi nelle prossime settimane andremo a inaugurare questa nuova control room, che sarà fra le più tecnologiche avanzate d'Italia. Questo è un motivo di onore e importanza per tutta la nostra città, ma allo stesso tempo oggi ci siamo posti questa problematica della privacy. Abbiamo dei relatori importanti che sono venuti da tutta Italia, perché la sicurezza sì, ma ci deve essere anche la tutela del dato, dell'immagine, la tutela alla privacy del cittadino che viene ripreso. L'opera, dal costo di oltre 1 milione di fondi pubblici, servirà anche a rafforzare la collaborazione tra istituzioni e forze dell'ordine. Noi stiamo anche facendo molto da precursore come comune, questo è anche un motivo di vanto anche per tutti noi, perché ci vede Pescara come città all'avanguardia nel territorio nazionale, perché nel momento in cui hai delle qualità di immagini così elevate, hai una quantità di telecamere così elevate, che tutte vanno all'interno della control room che quando inaugureremo vedrete, c'è bisogno nello stesso tempo, oltre questa forma di integrazione, anche di condivisione con le immagini, anche con le forze di polizia, ma non tanto nel momento in cui è soltanto c'è un reato, perché lì c'è l'intervento, quindi in fase giudiziaria l'intervento è anche immediato, e credetemi è un elemento fondamentale. Immaginatevi dopo un reato il tempo di reazione, sapere subito che cosa è successo, saperlo dopo 3-4 giorni, cioè quando arriva la telefonata noi siamo in grado tecnologicamente di dire che sta succedendo in quel momento in quella via, e magari l'alert è partito proprio dalla nostra telecamera. Però lì poi la difficoltà qual è in questo contesto? Far sì il trattamento dei dati. Ritorniamo al convegno di oggi, perché poi la titolarità dei dati è in capo del comune. Stiamo trovando in questo senso, anche con questi relatori, abbiamo il garante oggi della privacy, trovare delle soluzioni che ci consentono anche alle forze di polizia di verificare queste immagini tutelando la privacy di tutti. Adesso andiamo a vedere i vincitori di Impresa in Accademia. Il percorso è strutturato in uno studio formativo all'interno delle nostre aziende associate in Confindustria. I ragazzi, ovviamente oggi siamo ancora nel periodo di pandemia, si fa tutto tramite il workshop da chi da casa, chi da comunque all'università.
e quindi i ragazzi riescono ad interagire con le nostre aziende e le aziende pongono ai nostri giovani un problema, i problemi che ci sono all'interno delle nostre attività e loro studiano i problemi, i processi delle nostre attività cercando di trovare una soluzione o un'idea innovativa per far sì che le nostre attività possano crescere insieme ai giovani. Certo è che oggi le nostre attività hanno bisogno di innovarsi, comunque siamo nel 2021, quindi bisogna essere al passo con i tempi e chi meglio dei giovani di oggi possono aiutare a crescerci. È fondamentale che i giovani possano aiutarci a crescere. La selezione di Randstad è l'elemento cruciale per l'inizio di questa attività e per il buon esito di questo progetto. Ha detto bene lei nella domanda, sono le soft skills l'elemento cruciale, ovvero delle competenze trasversali alle organizzazioni che consentono ai ragazzi di innestarsi in tutte le aziende nelle quali si trovano poi con cui si trovano a doversi interfacciare. Il vero successo di questo progetto e che parte dalla selezione sta nel fatto che il 73% degli studenti che terminano il percorso di impresa in accademia trova lavoro a 6 mesi dalla fine del progetto, quindi questo testimonia il fatto che abbiamo centrato l'obiettivo di trovare le persone giuste per le imprese giuste. È andata agli archivi la 26esima edizione del premio di Venanzo. A Teramo la francese Christelle Fournier ha ricevuto l'esposimetro d'oro per il film Miss Marx, premio speciale all'integrazione per il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Vediamo. È calato il sipario sulla edizione numero 26 del premio internazionale della fotografia cinematografica Gianni Di Venanzo. Domenica scorsa al Cineteatro Comunale di Teramo si è svolta la cerimonia di consegna degli esposimetri d'oro in quella che è stata una festa del cinema e nella quale sul palco con la conduzione di Antonella Salvucci si sono alternati attori come Massimo Popolizio, Ninetto Davoli e Cinzia Leone, la madrina Gaia De Laurentiis. L'esposimetro d'oro per il film italiano Miss Marx di Susanna Nicchiarelli è andato alla francese Christelle Fournier. Je suis très honorée. I'm very glad. Particolarmente contenta non solo per questo premio che è un grande onore, ma anche proprio per il film che ha fatto. Sì, dice che non è stato difficilissimo, però ha dovuto combinare la luce dell'epoca con la modernità, quindi con un'innovazione e far combaciare i due periodi. Forcément très réaliste et une partie che realizza perché è a base di bugie. È stata la moglie Adriana a ritirare il premio alla memoria assegnato al marito Carlo Di Palma, che ha lavorato in 13 film accanto al noto regista Woody Allen e che di Venanzo è stato allievo. È stato il suo grande maestro e per lui fondamentale nella sua vita professionale e Carlo non faceva che ripetere molto sovente grazie Gianni, ma lui ha pensato, ed era la prima volta che accettava di andare a lavorare in America, ma ha pensato che Woody era il regista giusto per lui perché era di cultura europea e aveva voglia di portare il suo punto di vista, la sua luce ai film di Woody. Sulle immagini del film di Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare, momento speciale è stata l'assegnazione del premio Integrazione e Solidarietà, intitolato a Marco Pannella, al sindaco di Lampedusa, Salvatore Totò Martello. Perché invece di esaminare e cercare di risolvere il fenomeno delle migrazioni, si tenta di continuare a costruire nuovi muri e in questo modo l'unica cosa che emerge è il disinteressamento totale da parte di una parte dell'Europa a non voler affrontare il fenomeno delle migrazioni. Rebecca e Tania, grazie. Il servizio è stato realizzato da Andrea Costantini. Andiamo avanti. Secondo posto al trofeo Arbiter 2021, categoria social per le sorelle De Tomasis, grazie ad una creazione cucita appositamente per l'occasione ed indossata da Pascal Tinari, già miglior sommelier d'Italia. Vediamo.
Il mondo della sartoria abruzzese si risveglia con due nuove promesse. Le sorelle Simone ed Alessandra De Tomasis sono infatti arrivate seconde al trofeo Arbiter 2021 categoria social. Organizzato dall'omonima rivista di France B3 ed inserito nell'evento di Milano su misura, Arbiter è una competizione tra 28 sarti provenienti da tutta Italia. Tra queste una sola azienda abruzzese, la De Tomasis SRL, con la loro creazione cucita appositamente per l'occasione ed indossata da Pascal Tinari, sommelier del ristorante di famiglia Villa Maiella di Peppino Tinari. Un grande traguardo in quanto arriva proprio dal pubblico che poi compra. E non è stato semplice, è stato un progetto costruito nel tempo, erano 6 mesi che lavoravamo a questo concorso, abbiamo studiato tanto ed effettivamente poi i riconoscimenti ci sono stati, anche solo il fatto di averci notato per noi è stato molto molto importante. E le uniche donne all'interno di un mondo completamente al maschile, e la giuria ha apprezzato sia il taglio che abbiamo portato ma anche il tessuto scelto, perché è un tessuto che arriva dalla tradizione del su misura, e quindi averlo riportato oggi nella modellistica attuale ci ha dato risalto. Una combinazione tra due eccellenze del territorio che si è rilevata vincente, un modello informale ma non troppo, da indossare immersi nel verde dell'Abruzzo tra preziosi vigneti affacciati sul mare. Un accostamento tra una stoffa antica del 1920 color terra e la fodera interna che richiama l'ambiente marino. Un vero tripudio alla regione natale di questi giovani talenti. Una partnership nata un po' per caso, per un progetto che era un altro progetto che era già in piedi, e scherzando gli abbiamo proposto questa cosa e lui ha accettato, e questo ci ha fatto molto piacere perché comunque siamo nati una squadra di abruzzesi. Poi la crisi del settore, l'avvento della moda standardizzata e dei grandi portali di commercio elettronico. Anni difficili fino al Covid, quando nel buio più totale le sorelle De Tomasis decidono di potenziare i propri investimenti nel su misura di qualità come l'unico modello possibile per uscire dalla crisi. Una scelta che sembra averle premiate. Avevamo la Brioni che era riconosciuta veramente come la migliore a livello mondiale. Oggi iniziamo a far fatica sia in quella realtà lì ma anche negli altri piccole sartorie in Abruzzo, e il fatto che invece noi riusciamo a tenere alto il nome dell'Abruzzo comunque a noi fa molto molto piacere. Non vi neghiamo che ci abbiamo lavorato tanto su. E siamo arrivati alla pagina dello sport. Calcio di Serie C in primo piano con il Pescara, va in vantaggio e poi è costretto a rimontare. Il Delfino non va oltre il 2-2 a Chiavari contro la Virtus Entella, nonostante le buone prove di Sorrentino e De Marchi e la perla di Pompetti, le consuete amnesie difensive costano ancora caro ai biancazzurri, che non vincono ormai da 4 partite. Il primo posto della Reggiana dista ora 7 punti. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Gol ed emozioni al Comunale di Chiavari, dove finisce 2-2 la sfida fra i locali e il Pescara, che passa in vantaggio, poi va sotto e alla fine pareggia, mancando anche nel finale il gol della vittoria. Ora con la Fermana sabato all'Adriatico, Giovanni Cornacchia non si potrà sbagliare. Biancazzurri in campo senza Di Gennaro, Diambò, Drudi e Rizzo, si rivede Pompetti a centrocampo. Padroni di casa senza Cleur, squalificato gli infortunati Chiosa, Morra, Pavic e Pellizzer. Come regista in campo l'abruzzese Paolucci, le prime battute vedono i padroni di casa subito in avanti con Sorrentino chiamato al primo intervento dopo poche battute di gara. Al quinto Clemenza, l'occasionissima in area ligure, ma davanti a Paroni manca l'attimo decisivo per concludere. Subito ritmi alti al Comunale di Chiavari, dove le due formazioni non si risparmiano attaccando a pieno organico dall'una e dall'altra parte. Buone le giocate di Virtus Entella e Pescara con poco lavoro per i due portieri. Al 25esimo però il Delfino passa con De Marchi, che servito da Cancellotti sul filo dell'offside mira all'angolino mettendo la palla alle spalle del portiere di casa. Pescara in vantaggio al Comunale di Chiavari con i padroni di casa che protestano per un sospetto fuori gioco. Gualtieri di Asti convalida la rete con i biancazzurri avanti. I liguri non ci stanno, subito dopo al 26esimo e Paolucci dai 22 metri a mettere il pallone al lato. Pescara fallisce un paio di azioni di contropiede, al 37esimo subisce il pareggio di Lescano che immischia, e il più lesto di tutti a mettere il pallone in rete. Ennesimo gol subito in campionato dai biancazzurri e parità al Comunale ligure, dove il finale di tempo vede al 42esimo un intervento provvidenziale di Sorrentino su tiro cross di Barlocco. I biancazzurri chiudono in affanno la prima parte di gara con le proteste locali al 43esimo per un contatto in area ospite fra Cancellotti e Capello, e con il direttore di gara piemontese che lascia proseguire.
Si riparte nella ripresa dall'1-1 e con i locali pericolosi al terzo con Capello che chiama Sorrentino al salvataggio in corner. Al sesto si rivede il Delfino con De Marche, autore di una sgroppata di 30 metri prima della conclusione di un soffio fuori. Al decimo gran parata ancora del portiere del Pescara che salva la sua porta su tiro insidioso di Schenetti che al secondo tentativo però poco dopo non sbaglia superando Sorrentino per il 2-1 ligure. Giocatore bestia nera del Pescara, l'ex Cittadella, che festeggia così con i suoi compagni il gol del vantaggio. Gara in salita in casa abruzzese con la squadra di Volpe che ci crede e continua a premere anche se al 23esimo Zappella serve De Marchi che in mezza rovesciata trova la risposta di Paroni che salva. Passano 5 minuti e Pompetti si inventa un gol da campione segnando una rete da antologia e regalando così il pareggio alla sua squadra. Di nuovo parità in terra ligure con gli abruzzesi che si rianimano con Auteri che al 31esimo manda in campo Ferrari e Bocic al posto di Dursi e Clemenza. Cambia a due terzi dell'attacco anche Volpe che getta nella mischia Morosini e Magrassi. Al 40esimo il neoentrato Bocic se ne va verso la porta di Paroni e con una bella conclusione sfiora il palo con il portiere di casa battuto. Al 43esimo spazio anche per Cristian Galano al posto di De Marchi con i biancazzurri vicini al 3-2 e con Cancellotti che di testa in area mette al lato dopo che i locali erano rimasti in 10 per l'espulsione di Barlocco. Viero e Cucurullo saranno a disposizione per il match interno che il Teramo disputerà sabato contro il Gubbio. L'ecografia delle prossime ore stabilirà invece l'entità dell'infortunio muscolare a Rosso. Oggi doppia seduta per i biancorossi, rinfrancati da due successi in campionato. Il centrocampista Viero parla delle sue condizioni e commenta il primo gol tra i pro arrivato sabato nella vittoria di Pistoia. Sentiamo. No, sto bene, diciamo che è stata più un'uscita precauzionale perché in settimana avevo avuto un problema allo psoas, avevo avuto diciamo un blocco, un indurimento e in partita purtroppo mi è ricapitato e ho avuto un po' paura diciamo di peggiorare la situazione, di farmi male, quindi ho preferito evitare di avere ulteriori problemi. Comunque farò qualche giorno di differenziato, ma mercoledì dovrei essere con la squadra. Era venuto a vedere mio papà, quindi diciamo che volevo condividere la gioia con lui perché sicuramente è un'emozione che andava condivisa con la mia famiglia. I ballottaggi ci sono sempre durante la settimana, quindi è ovvio che non si sa mai con certezza chi gioca. Comunque io sapevo che qualora fossi stato chiamato in causa dovevo farmi trovare pronto. Quindi ho seguito i consigli del mister di attaccare il secondo palo, di riempire l'area e ho trovato il mio primo gol tra i professionisti e questo mi ha reso molto, molto orgoglioso. Io accetto sicuramente le scelte del mister, è lui che decide, è lui che sa come dare una mano alla squadra. Guardando oggettivamente la situazione, le prestazioni buone venivano fatte anche inizio campionato. Avevamo difficoltà di risultato, di sbloccare la situazione, di fare gol. Adesso diciamo che nell'ultimo periodo i risultati ci stanno dando ragione, quindi vuol dire che il lavoro che svolgiamo è ottimo e dobbiamo proseguire su questa strada. Secondo te è possibile centrare i playoff anche quest'anno? Ma io penso assolutamente di sì, perché comunque siamo una squadra forte, ogni partita penso che abbiamo dimostrato di poterla vincere, non c'è mai stato nessuno che ci ha dominato sul piano del gioco nei 90 minuti, quindi perché no? Però ovvio, a dirlo adesso sarebbe troppo, troppo presto. Ora il volley nella prima giornata di campionato sorride soltanto in A3 la Bapineto che passa in 4 set a Belluno. In A2 sconfitta con qualche rammarico per la Sie Cortona a Brescia dove va KO anche Altino in 3 set. Facciamo il punto con Sergio Zappalorto.
Due sconfitte e un successo per il nostro abruzzodiale esordio stagionale. In A2 maschile la Sieco illude, si illude, poi si arrende allo spessore tecnico del Brescia dell'ex Cisolla, compleanno ben 44 primavere, onorato con 15 punti e 48% offensivo. Primo set senza storia, perso a 18, poi il bravo del Fra che ha sostituito l'infortunato Piazza, cresce in cabina di regia, assiste magnificamente i vari Pessoa e Sant'Angelo, 18 punti, e si vince nettamente la seconda frazione, 1-1, ma la terza è quella decisiva, impavida avanti, pensate, fino al 15-12, poi il buio totale, un parziale pazzesco di 11-1, gara capovolta ed exploit degli irraggiungibili lombardi, peccato davvero. Occhio allora alla seconda in casa domenica prossima col più abbordabile Cantù. In A3 gonfia di felicità l'esordio dell'Abba Pineto che spugna con un secco 3-1 in rimonta il campo del Belluno. Applausi per tutti, a partire dal palleggiatore Mattia Catone, forse il migliore, bene la musica generale, in evidenza all'opposto svedese Link con i suoi 23 punti, ottima percentuale di Bertoli, 54% con 3 muri e 17 punti. Splendida prestazione del giovane fatto in casa abruzzese Claudio Montanaro con 11 punti e ben 7 muri vincenti. Brillante anche Capitan Calonico, insomma, convince l'equipe di Rovinelli al suo via in attesa del Prata di Pordenone. Negativo inizio in A2 femminile di un Altino un po' acciaccato, un po' emozionato sul campo del forte Brescia Montichiari, un 3-0 pesante ma con un crescendo nei parziali che lascia sperare in attesa del turno interno a Lanciano contro una vecchia conoscenza, il Sant'Elia dell'ex tecnico D'Amico. Giornata storta in generale con una percentuale assai bassa, 18 in attacco, da salvare la prestazione complessiva della Spicocchi, 7 punti con 2 muri e 44%. Domani alle 21 e non più alle 21.30 ripartirà Pallavolè, ospiti di gran prestigio nella prima puntata come i due tecnici campioni d'Europa di fresco, Pepe De Giorgi e Davide Mazzanti, nonché l'opinionista Rai Consuelo Mancifesta, in più il presidente regionale FIPAV di Camillo e il vertice dell'Altino Aniello Papa. Il TG6 termina qui, prossimo appuntamento alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.